Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi volevo portarvi un video diverso che raccontava di me. Raccontava la mia passione di pasticceria, volevo lasciare per un attimo il calcio e raccontarvi un po' di quello che sono io nella vita. Cioè faccio la scuola alberghiera, mi piacerebbe diventare un pasticcere. Mi raccomando, continuate a iscrivervi, mettere like e spero che vi piaccia questo tipo di format e fatemi sapere se lo volete ancora. Ci tengo veramente tanto, quindi spero che guardate tutto il video. È praticamente un video dove io realizzo una ricetta. La ricetta in questione è tiramisù, veramente molto molto facile, quindi vi consiglio di farlo anche a casa. E mi raccomando ragazzi, vi lascio il video, guardatelo tutto, bella! Allora, la ricetta che andrò a realizzare oggi è il tiramisù. Il piatto e la caffettiera lo useremo per il caffè, le fruste elettriche per il mascarpone, le uova e lo zucchero, e l'eccapentola per spalmare il mascarpone e la teglia per la composizione. Allora, per il tiramisù, visto che non ho i savoiardi, avevo in casa pavesini, usiamo i pavesini. Poi abbiamo lo zucchero, 2 cucchiai, 2 caffettiere piene di caffè, il mascarpone 175 grammi circa, il cacao e 2 uova. Prima cosa ho messo la prima caffettiera di caffè sul fuoco. Stiamo dividendo i bianchi dai rossi. Che poi dopo andremo a montare i rossi con lo zucchero. Aggiungiamo nei rossi 2 cucchiai colmi di zucchero, aggiungiamo un altro piccolino, ora montiamo con le fruste elettriche. Aspettiamo che monti. La prima caffettiera è pronta, adesso ne preparo un'altra. La montata di uova e zucchero è pronta, adesso aggiungiamo il mascarpone. E lo montiamo con le uova e lo zucchero. Iniziamo con questo. A media velocità. Il caffè è pronto, stiamo versando la seconda caffettiera. Dopo che abbiamo montato il mascarpone con le uova e lo zucchero, adesso montiamo i bianchi a neve e aspettiamo. E i bianchi sono montati a neve, ora li incorporiamo al composto di mascarpone, uova e zucchero e montiamo. Adesso che abbiamo tutti gli ingredienti, quindi il composto di mascarpone, i pavesini, il cacao e il caffè, possiamo procedere alla composizione. Per prima cosa imbeviamo i pavesini nel caffè e iniziamo a comporre il nostro tiramisù. Adesso, dopo il primo strato, mettiamo il composto di mascarpone. Adesso, dopo il primo strato di pavesini e mascarpone, procediamo con un altro strato di pavesini. Abbiamo fatto il secondo strato di pavesini, ora procediamo a spalmare anche il secondo strato di mascarpone. Ultimata la composizione, finisco aggiungendo il cacao. Come sono raga? Bravo o no, eh?
Comunque, come avete visto, è molto molto facile, lo potete fare anche a casa. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, mettete like, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina. E fatemi sapere soprattutto se volete che porto altri video di questo tipo, che raccontano la mia passione di pasticceria. Quindi per oggi vi saluto, bella a tutti ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.